Ok, manteniamo la calma. So che qualcuno, quelli più dall'animo caliente, non hanno preso bene il ritorno della Daytona, o meglio, l'hanno preso bene, ma avrebbero voluto che fosse la Daytona che avevamo lasciato qualche anno fa, ma in realtà il mondo è cambiato nel frattempo. Le sportive dure e pure di media cilindrata, seppur si stanno riaffacciando, fanno ancora fatica nei numeri. Quelle che vendono di più sono le sportive stradali e sono diventate tantissime le proposte proprio in questo segmento. Triumph dunque poteva lasciarsi sfuggire l'occasione? Ovviamente no, e ha sfruttato come base di partenza la Naked bestseller Trident 660, anche se, come scopriremo a breve, di differenze ce ne sono parecchie. Dunque, non perdiamoci d'animo, pronti? Dai che si va, scopriamolo insieme. Una info per voi nostalgici: il team che disegnò al tempo la Daytona 675 è lo stesso che ha dato vita alla Daytona 660. Qualche richiamino nel frontale qui e lì lo si nota, ma ovviamente è una moto tutta nuova, una moto che anche nel design trasmette bene le caratteristiche tipiche del segmento, ovvero una posizione di guida non estrema grazie ai semimanubri rialzati, una sella piuttosto bassa, accessibile a tutti, 81 cm, molto snella al cavallo, e poi pedane posizionate sì in maniera arretrata, ma non eccessivamente alta, per consentire comunque un'abitabilità tale per cui la moto la si possa utilizzare un po' tutti i giorni. Design che a me personalmente convince, come al solito quando si parla di Triumph, la qualità con cui è costruita, nello specifico ad esempio la piastra superiore di sterzo, che è lavorata, alleggerita, insomma ha davvero un bel colpo d'occhio, ma anche in generale, insomma, la cura dei dettagli si nota un po' qui e lì. Dunque, brava Triumph. Adesso andiamo un po' più nel dettaglio, perché il cuore a tre cilindri ovviamente è tutto nuovo. Eh già, perché il 3 cilindri da 660 cm3 che la Daytona condivide con la Trident è stato rivisto in maniera profonda. Ci sono un nuovo albero motore, un nuovo albero a camme, così come le teste di cilindri e i pistoni sono stati rivisti. Il risultato è che, a parità di base tecnica, la potenza sale a quota 95 cavalli a 11.250 giri al minuto, con il limitatore addirittura 12.650 giri, rispetto agli 81 cavalli della versione Naked, mentre la coppia cresce di 5 Nm, ovvero incrementa del 9%, fino a 69 Nm a 8.250 giri, ma il numero essenziale è che l'80% di questa è disponibile tra i 3.125 e i 10.750 giri, con una curva sul grafico praticamente piatta, e questo non può che essere un valore positivo. Ma non è tutto, perché c'è stata anche una revisione alla parte interna del cambio e alla rapportatura finale, che mantiene la corona da 51 denti al posteriore, ma il pignone a 16 denti, dunque una rapportatura ancora più corta per garantire una maggior accelerazione fuori dalle curve. E ora parliamo di ciclistica. Dicevamo dei punti in comune con la Trident: senza dubbio c'è il telaio in alluminio, anche se nella parte del canotto di sterzo qualche modifica è stata effettuata. C'è un angolo un po' più chiuso, la forcella risulta un po' più in piedi e dunque, a parità di lunghezza di forcellone in alluminio, si riduce l'avancorsa. Dunque c'è un po' un paradosso, se vogliamo, perché di solito le Naked sono più agili rispetto alle controparti sportive, invece qui succede un po' il contrario, almeno sulla carta. Sarà vero? Adesso lo scopriamo insieme, però prima vi parlo di elettronica. La Daytona 660 è una moto che punta sul rapporto qualità-prezzo, ma non per questo rifiuta una buona dose di elettronica. Infatti c'è il ride-by-wire che permette l'introduzione del riding mode, adesso diventano tre, con la mappa sport che si affianca alla road e la rain, pensata apposta per sfruttare al meglio tutto il potenziale del nuovo motore a tre cilindri. Non potevano poi mancare l'ABS Continental, obbligatorio appunto per legge, e il controllo di trazione, non regolabile però su più livelli. Il tutto si gestisce attraverso la pulsantiera qui sul blocchetto di sinistra, e uno strumento che chi è appassionato di Triumph avrà facilmente riconosciuto, perché è proprio quello che c'è sulla Trident 660, seppur con una forma leggermente diversa, ma anche sulla Tiger Sport 660 e da qualche tempo sulla Street Triple in versione R però. Dunque,
posizione di guida, uno dei temi più caldi di questi nuovi modelli che si affacciano all'interno del segmento delle sportive stradali. Una posizione di guida che mi convince, perché non vi nego, io sono un po' di parte. La mia prima moto è stata una CBR 600F, una moto che al tempo era pensata per fare un po' tutto, dall'utilizzo quotidiano alla sparata sul passo fino al track day, ed è questa la filosofia che anima le nuove sportive stradali e che ritrovo anche nella posizione di guida della Daytona 660, perché i semimanubri sono posizionati in maniera corretta sopra la piastra di sterzo, il giusto, ben angolati e non troppo spioventi, dunque si riesce bene a indirizzare l'anteriore. Poi c'è la triangolazione con le pedane e la sella. Vedete, io sono alto 1,74 m, tocco con facilità, le gambe sono flesse ma non troppo. Se vogliamo, l'unico appunto lo faccio al posizionamento della pedana del passeggero, perché quando guido in punta, vedete, io ho un 44, va un po' a interferire con il sostegno della pedana del passeggero. Dunque magari un posizionamento diverso, ma si vede che non hanno trovato un posto migliore per posizionare le pedane dedicate al passeggero. Passeggero che ha una porzione di sella tutto sommato striminzita, ma è una caratteristica comune un po' a tutte le moto di questo segmento. E ora entriamo proprio nel dettaglio, parliamo di dinamica di guida. Prima cosa che mi è balzata all'occhio durante il mio test di oltre 200 km è l'incredibile agilità. Recentemente ho provato una sua diretta competitor, a voi la possibilità di andare a cercarla sul canale, non vi farò il nome, è in blu, vi dico solo questo, e obbliga una guida un po' più fisica, un po' più maschia da guidare. Lei invece si riesce a guidare anche in punta di dita ed è un bel vantaggio quando la si usa magari in città, nel traffico o a bassa velocità. È una moto che può essere condotta anche senza la famosa guida di corpo, ovvero senza sporgersi, anche se con i semimanubri viene quasi istintivo. Tanta agilità enfatizzata anche dalle Michelin Power 6 di primo equipaggiamento, sono gomme leggere e se la gomma è leggera rotola, cioè meno peso che rotola, e dunque la moto risulta in generale più agile. Dal punto di vista dell'assetto, anche in questo caso si nota la versatilità di questa moto, perché le sospensioni non sono né troppo punitive sulle asperità, ma non sono nemmeno così sostenute da riuscire a sostenere senza pecche la guida con il coltello tra i denti, e anzi, se vogliamo, anche un po' per una questione di assetto, la moto è un po' bassa dietro, a causa anche del mio peso, si è abbassato ancora di più, dunque sono andato a intervenire sul precarico dell'ammortizzatore posteriore, che è l'unico che si può regolare, mentre la forcella show all'anteriore non è regolabile. Tra l'altro ai piedi arriva una nuova coppia di pinze freno ad attacco radiale più potenti rispetto alle Nissin presenti sulla Trident. Dunque, andando a intervenire sul precarico, l'ho messo circa a quasi oltre, poco oltre la metà, 4 su 6. La moto è risultata un pochino più piatta e così riuscivo a sfruttare meglio sia la forcella sia la gomma all'anteriore, perché secondo me l'insieme della Showa, che tende a rimanere un po' altina, e della Michelin, che non trasmette se non innescata il giusto livello di feeling, avevano rovinato un po' il quadro che è migliorato apportando questa modifica. Dunque bene la modifica al posteriore. Se siete 70 kg va bene così, se già siete un po' più corpulenti andate a intervenire sul precarico, ve lo consiglio. Ma il protagonista vero è il motore, un motore che fin dai primi metri mi ha colpito perché è pulitissimo, quasi telepatico nella gestione del corpo farfallato. Ottimo lavoro svolto dai tecnici per il ride by wire, che ha praticamente zero gioco al comando del gas, dunque si riesce a gestire veramente quasi ogni minimo cavallo. Questo mi è piaciuto davvero tanto, non è scontato. E poi, che dire, le caratteristiche proprio intrinseche del motore, il 3 cilindri che mette insieme il meglio dei due mondi, la prontezza ai bassi del bicilindrico con un bel allungo tipico del 4 in linea, ad esempio. Infatti questa moto riesce a scendere a un numero di giri bassissimo,
in sesta marcia a bassa velocità e riportarti fuori dalla curva senza alcun tipo di incertezza. Riesce a spingere bene quando lavora ai medi, un po' il suo punto di forza, ma allunga anche con convinzione grazie anche a una buona rapportatura del cambio. La moto ha sempre la giusta dose di spinta per uscire forte, fortissimo dalle curve. Noi l'abbiamo guidata senza il cambio elettronico, ma secondo me è un accessorio davvero must have. Si spendono 200-300 euro, ma sono assolutamente ben spesi. E ora, a proposito di euro, parliamo di prezzo. 9.795 euro e tre diverse colorazioni, bianca o rosso, oppure questa qui, la top di gamma, perché riprende anche i nuovi colori racing di Triumph, ovvero il nero, il bianco e il giallo fluo. La Daytona 660 è in un segmento davvero molto competitivo, composto da Kawasaki, scegliete voi quale, per me è più la ZX4, anche se è una moto un po' più di nicchia. La 650 Triumph l'ha presa come un po' benchmark, ma sono due moto secondo me ben diverse. Poi c'è l'R7, molto interessante anche con lei il confronto, ovviamente la Suzuki GSX-8S e Honda CBR per i 4 linea, ma soprattutto secondo me il vero rivale che Triumph probabilmente avrebbe dovuto sfidare a darmi pari, dunque andando a implementare un po' più di elettronica e un po' più di componentistica di pregio, è l'Aprilia RS660, che costa un po' di più, è vero, dunque in questo segmento anche il prezzo d'acquisto ha la sua importanza, però io avrei visto bene una Triumph, che è un brand premium, in competizione con Aprilia, che è un brand premium nel mondo racing. Voi invece come la pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video, seguiteci sui nostri canali social, Instagram, Facebook, X, TikTok e sul nostro nuovo canale Telegram Motorbot per non perdervi tutte le notizie che escono sul nostro sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!